sbagliati, anche se sono di buon senso, anche se noi siamo d'accordo e ce lo dicono in faccia, non possono essere approvati perché sono firmati da voi. A volte ci dicono: ma dateci l'emendamento, lo firmiamo noi, e così possono essere approvati. Quando passavo per le strade si prendevano e mi dicevano: perché non avete fatto l'accordo con tutti? Io rispondevo semplicemente con l'accordo che potevano, avevano semplicemente i nostri voti, e sapete cosa rispondevo? Rispondevo che noi non siamo la stampella di nessuno, perché se io sono del Movimento 5 Stelle è perché c'è stato D'Alema nel 98 che ha dato le concessionarie televisive, è perché gli sui progetti della cooperazione, su quanto spendiamo, su dove lo spendiamo. Il vice ministro mi continua a dire che la relazione non c'è, e quando io chiedo: ma scusi, ma perché non c'è la relazione? Mi viene risposto: perché è un lavoro molto lungo e abbiamo bisogno di tempo. Io a quel punto dico: ma l'ultima relazione che riesco a leggere è del 2011, dove vanno i soldi? Io voglio sapere dove vanno i soldi, voglio sapere se vanno effettivamente le persone che hanno effettivamente bisogno, oppure se vanno altri posti. La mancanza di trasparenza nella cooperazione italiana è totale, totale. Non abbiamo dati, non abbiamo somme. Mi hanno detto che probabilmente a fine dicembre questi dati verranno dati. Però potete immaginare cosa voglia dire non avere dei dati e sentire dei funzionari che mi continuano a dire che ci vuole tempo, perché è un lavoro lungo, Spadoni. Ma Spadoni, ma saranno 400 pagine? E voi intanto mandatemele queste 400 pagine, così io me le guardo. Non vi preoccupate, che il tempo lo trovo per trovare le 400 pagine.